Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Decluttering. Oggi parleremo soprattutto di labbra. Iniziamo subito perché ho un sacco di roba e non penso che butterò veramente niente. Infatti ho già l'ansia, veramente. Allora, iniziamo. Qui siamo un po' nel reparto lip care, quindi cura delle labbra. Abbiamo questo qui che è il Labello Lip Butter al cocco, lo adoro, è il salvavita. Se uno è raffreddato, se si scrape, questo veramente è buonissimo. Poi fa un odore di cocco fenomenale, questo è il mio salvavita, lo tengo assolutamente. Come tengo il Carmex, perché è un lip balm effetto glossato, sa di ciliegia ed è classico americano ed è buonissimo, quindi lo adoro. Questo è uno dei pochi burro cacao che mi è rimasto bianco, cioè questa è la fine, quindi veramente è finito, e lo tengo così, lo finisco e poi lo andrò a buttare, non ho neanche una marca praticamente. Labcare, una marca cosmetica con la quale collaboro, è veramente buonissima, se non l'avete mai sentita nominare andate a provarla sul loro sito perché è buonissimo. Questo è il loro lip balm, come vedete l'ho utilizzato tantissimo, ha un odore di agrumi, di limone fantastico, idrata, nutre, protegge e ripara ed è fenomenale questo, lo adoro veramente, quindi lo tengo. Tengo anche il nuovo acquisto che ho fatto al mare quest'estate, che è della Cosmetica Bomb e al tè verde ed è buonissimo. Tra l'altro ho notato che ha anche un po' di scrub al suo interno ed è veramente buonissimo. Adesso vediamo se lo metto a fuoco, eccolo qua. Questo qua è buonissimo, quindi lo tengo al nuovo acquisto. Sapevo di non riuscire a buttare niente. Tengo il mio Blistex perché lo adoro, è buonissimo e costa un botto, quindi lo adoro. Tengo anche questo che è molto simile, però è di Avon ed è buonissimo, sa di fiori, è veramente buono. Allora, arriviamo alla parte un po' più difficilotta, non so neanche cosa prendere. Allora, questo lo comprai in un sito cinese e lo butto perché l'ho usato anche sopra dei rossetti e puzza, lo vado assolutamente a buttare questo, tanto no, puzza tantissimo, si sente da qua. Questo è sempre dell'Avon ed è un effetto glossato e sa di mandarino, è buonissimo, questo lo tengo. Vediamo un po', questo lo adoro, è di Alchemilla ed è un burro cacao ovviamente, che sa di torta di mele, è fenomenale, è un po' duro, un po' di grana dura, però è veramente buono, è l'unico che ho, lo tengo. Questo lo amo, l'ho comprato apposta, lo conoscerete, di NYX, ed è il This Is Everything, è un olio per labbra, tra l'altro adesso me lo do anche, ecco qua dato, è fenomenale, è buonissimo, lo tengo veramente di buono perché lo amo. Vediamo un po' cosa c'è qua che ci ispira a pescare. Allora, ho tutti questi lips maker qua che erano una confezione regalo da Tigotà, tipo acqua e sapone, non so se da voi c'è. Una alla Coca-Cola alla ciliegia, buonissimo, ovviamente li tengo tutti. Li sto usando per sentire se sono ancora buoni. Questo sa di Coca-Cola, questo sa di Fanta alla fragola, buonissimo. Questo sa di Sprite, sa ancora di Sprite, e questa è la Fanta normale, buonissime. Questi sono praticamente nuovi, ancora mai utilizzati, quindi li tengo qua. Ma inoltre c'è anche questa, vero, la Coca-Cola alla vaniglia, buonissime. Questi sono i miei burro cacao di fiducia, sono buonissimi. Un altro di Blistex, questo è stracarino, se uno vuole qualcosa su in estate che idrati, è veramente buono, sa di Big Bubble, è buonissimo ed è della Blistex, quindi molto buono. Allora, ho trovato un altro burro cacao bianco qua, della Labello. Ok, viene su, profuma ancora, Labello classico, la tengo per prima di andare a letto. Adesso ne sto usando uno. Che cosa sto usando adesso? Ah, due cose sto usando, no, una. È sempre di Labcare, la adoro ragazzi, la adoro. È un tubetto fatto così, più piccolo però, tipo così. E sa di miele, cioè la consistenza del miele, però non appiccica e fa un effetto anche plumping quasi alle labbra perché ha un pizzicorino dentro fenomenale, ve lo consiglio assolutamente.
Questo è di Flormar, è vero. Allora, questo è un amore odio. Profuma di caramello, è buonissimo. L'unica cosa è un burro cacao, però vediamo se riesco a farvelo vedere. Un po' colora, un po' colora. Però è buonissimo, quindi questo lo tengo magari un po' più sul giorno. Poi l'ho pagato abbastanza anche, e quindi lo vado a tenere anche se praticamente l'avrò usato una volta, però preferisco buttare la roba vecchia. Vediamo un po'. Questo è stracarino, anche questo va a colorare leggermente, come potete vedere mi piacciono queste cose che colorano un po'. Sa di pesca, io adoro la pesca, è di Maybelline, lo tengo. E esatto, avevo anche questo, allora anche questo è un amore odio, perché trovo che questi non idratino assolutamente, anzi forse mi vanno a seccare, questo soprattutto. Però sempre per la stessa cosa che è di Maybelline lo vado a tenere. E comunque cioè li uso, mi piacciono. Allora, qui abbiamo uno che è vecchissimo, come il suo gemello qua, che uno ha lo zucchero filato e uno ha il cappuccino, e devo sentirli. Il cappuccino è buonissimo, questo qua è ancora buonissimo, cioè io non posso buttarlo. Poi idratano veramente questi, quindi sono veramente buoni. Ecco, questo vado a buttarlo, guardate, non so in che modo, però vedete cosa ha fatto. Questo qua ha fatto un po' un casotto e quindi poi puzza. Mamma mia, no. Ecco appunto, mamma mia, questo è un casino, questo lo andiamo a buttare assolutamente. Andiamo avanti, allora, qua sta cadendo tutto. Tengo questo qua che è sempre di Avon, tra l'altro ne ho moltissimi di Avon, se è una marca che non conoscete provatela perché ha delle cose molto molto buone. Sapete che puzzecchia. Oh mamma, peccato perché adesso non so se si possa vedere con. Cioè io ho la softbox. Si dovrebbe vedere, luccicano. Ecco qua, vedete? Era molto molto carino. Però puzza veramente tanto. No, lo vado a buttare. Anche perché col tempo che rimarrà lì puzzerà ancora di più. Andiamo a cominciare a sentire tutti questi labello. Sono vecchissimi. Li amavo da piccolina, però sono rimasti qua. Questa è la mela verde. Tra l'altro, non dico che colorano, però lasciano un po'. Vedete, questo è verde, un po' un verdino quasi. Però questo profumo sa di mela verde, lo amo. Questa è la camomilla, era buonissimo. Questi profumano ancora, quindi io li tengo. Poi magari faremo altri decluttering se vi piacciono. Questo era la rosa. Questo non sa più di niente. No, sì, sa di rosa. È molto leggero però. Ecco, questo è oro. Questo, madonna, no, questo guardalo, vado a buttare subito, che schifo. Non mi aspettavo puzzasse così, mamma mia. Questo sapeva di ciliegia. Buono, questo qua colora abbastanza anche. E ne abbiamo due nuovi di nuovo packaging che ha preso mia mamma. Uno è alla pomegranate, quindi alla, come si chiama? La mela coi semini. Buonissimo, questo profuma tantissimo. La mela coi semini, come si chiama? Dai, capitemi, vabbè. Il melograno, ecco. So, cioè, ci voleva tanto, Giulia. E questa è alla rosa. Buonissimo però. A me la rosa non piace come profumazione, ma questa è una rosa particolare. E poi abbiamo il lampone. Buonissimo, questo è il lampone, era uno dei miei preferiti. Un altro labello. Oh mio Dio, ma quanti labello ho? Ah, questo è diverso però. Questi è alla ciliegia, questo qua. Buonissimo. Qui ha fatto una robetta strana. Non so perché ha fatto tanto caldo quest'estate, però questi li adoro. Abbiamo uno di Kiko che è il Winter Balm, questo mi piace un sacco il profumo che fa, non è neanche vecchio, vedete che colorazione è? È strabella questa colorazione. E quindi lo tengo. Abbiamo una crema labbra idratante, quindi non è proprio un burro cacao, è di Avalon. E questa non so se è ancora buona. Questa puzza da morire. È una crema idratante, vedete? Adesso ne ho tolto un bel po' per sentire se puzza tutta.
Puzza da morire, raga, no, l'andiamo a buttare, veramente. Ok, rimangono le ultime tre cose per quanto riguarda la lip care. Allora, abbiamo questo che è di Bore Plex. No, scusate, è di The Body Shop, De Morto. Ed è al melone, era al melone. Questo è ancora buono. Vedete che non ne manca tanto, lo tengo, lo finisco. Questo invece è di Wet n Wild ed è enorme, è veramente cioè, vi prego, guardate la dimensione. Questo è il mio pollice. Cioè, è enorme, c'è tantissimo prodotto. E questo sa di cocomero, è buono, è molto buono, non lascia neanche tanto colore, quindi lo teniamo, lo metto già qua. E questo era un lip volume di Kiko, ma ho la mia impressione che questo puzzi come non so cosa. E poi sono cose che non uso, vedete che fa l'acquetta. Questo in verità adesso sento il cocomero, però. È una cosa che io non uso, quindi la vado a regalare, perché è ancora buono. Quindi ora mi strucco il braccio e continuiamo con i miei gloss. Oggi facciamo due puntate. Intanto questo abbiamo detto che lo regaliamo. Metto un po' a posto e vi faccio vedere come viene fuori. Eccoci qua, messo a posto, diciamo che va. C'è molta roba lo stesso, ma va molto meglio rispetto a prima. E ora arriva il casino, perché ho un altro cassetto uguale, ma con molti più prodotti e con troppi gloss. Io utilizzo pochissimi gloss perché. Non so se avete il mio stesso problema, ma avendo un ragazzo comunque il gloss viene trasferito e mi ritrovo ad usarlo veramente veramente poco. Utilizzo cose matte che non si trasferiscono. È un po' il problema delle ragazze fidanzate, ahimè, io adoro i gloss, ma non posso quasi più usarli. E ce ne sono pochi che uso, che mi piacciono. Quindi vado a fare un bel ripulisti, direi. Mi dispiace perché comunque sono cose che ho tutto acquistato io, ho speso soldi e mi ritrovo ad usare veramente poco. Allora, prendo fuori subito il gloss di Fenty, che adoro, il gloss di Too Faced, di Injection, che adoro, come l'ho detto, non lo so. Adoro anche questo qua di NYX, che è il Soft Matte Lip Cream in Abu Dhabi. Lo adoro, adoro questo di Pupa, che era della collezione Princess, e da quanto l'ho usato non c'è neanche più il nome, è un colore, si vede da fuori, bellissimo. Come adoro questo, che è un po' più malva rispetto a questo di Pupa, questo di Sienna, è buonissimo. Tengo questo lip shaker di Lancôme che ho preso quest'estate, lo adoro. Tengo questo olografico di Essence perché fa un effetto che ora vi faccio vedere perché questo merita. Dà un effetto stupendo e con il mio softbox si vede tantissimo, bellissimo. E sa anche di frutta, quindi è buonissimo. Tengo questo di NYX perché è una cosa molto particolare per dei look, visto che adesso mi voglio impegnare abbastanza, è stupendo, quindi lo tengo. Tengo anche quest'altro qui che è sempre molto particolare per magari dei video, questo è un po' più glossato. Però lo tengo, come tengo anche questo di NYX sempre, sono tutte cose che ho trovato nel calendario di NYX, che sono dei colori abbastanza pazzerelli questi. Questo l'ho adorato, è il Butter Gloss, questo è di creme, cioè nella colorazione Crème Bleure, ma è stupendo. Questo è veramente un bel colorino da mettere sopra degli altri rossetti, quindi questo lo adoro. Vediamo un po' qua che cosa, a parte che perde qualcosa. Questo è di Avon, mi è stato regalato visto che sono una rappresentante, mi è stato regalato ed è strabello, quindi lo vado a tenere. Vediamo un po'. Questo lo odio, non compratelo, è di Sephora, è il 01 beige, è un gloss, ma più che gloss è una cosa che fa schifo. Allora, voi lo vedete qua, dite, carino, dai, scrive anche, lo mettete sulle labbra e correttore, puzza in una maniera pazzesca e questo lo vado a regalare, perché magari a qualcuno piace, è nuovo, non l'ho mai utilizzato, è questo colorino qua, quindi lo vado a regalare. Questo di Essence è di Il Volumone, e mi piace assolutamente, tantissimo. Ho i miei Melted di Too Faced, che erano una collezione, così sono piccolini. E andiamo a svociare perché magari non mi piacciono tutti, non me li ricordo nemmeno. Non viene neanche fuori il prodotto, come mai? Sono intoppato.
Non viene fuori il prodotto. Beh, comunque questo colore qua e lo vado a regalare perché non mi piace. Questo invece lo adoro, so di adorarlo. E non so il motivo per il quale non venga fuori il prodotto. Eccolo qua, questo è bellissimo, lo tengo. Questo qua è un colore più ciliegiato, però sono colori che scrivono abbastanza e sono belli. Questo però lo vado a regalare. Voglio vedere se riesco a sbocciare quello che ho messo prima da regalare, perché se non va proprio lo vado a buttare. Questo si è intoppato, questo lo vado a buttare. Sono vecchissimi comunque. Anche questo però è stupendo, questo l'ho usato anche tanto, guardate qua che bello, stupendo. Questo lo tengo, quindi alla fine praticamente non erano quattro, sì, ne sono tutti due, uno regalato e uno buttato. Questo è un gloss di Kiko, Glossy Balm, ed è strano perché ha la pallina, ormai non li fanno più questi con la pallina, ed è un glossino, buonissimo, adoro il profumo che fa, quindi lo vado a tenere. Questo è di L'Oreal ed è della collezione che non mi ricordo neanche più. Non so neanche il numero, non so più niente, mi dispiace. Ha questo applicatore stranissimo, però è un colore che non ho, corallo, che corallo. Che rimane così, cioè rimane, tinge le labbra, quindi lo vado a tenere, mi piace veramente tanto. Ho la taglia grande di Melted Chocolate che mi regalò una mia compagna di classe perché lei non usa le cose glossate, pensava fosse una tinta. E questo è stupendo secondo me e lo vado a tenere ovviamente. Poi sta di cioccolato. Questi sono dei vostri commenti, mi si accende lo schermo del PC. Tra l'altro guardate la cover che mi è arrivata del mio telefono. Quanto è bella. 1 euro su Wish, stop. Ho una cosa di Mesauda ed è l'unica cosa che ho di Mesauda e mi sa che lo vado a tenere. Andiamo a vedere insieme com'è. Sì, lo vado a tenere. È un colore che tra l'altro non ho e poi è di Mesauda, quindi lo tengo. Andiamo a vedere. Allora, sogno di cosa guardare. Allora, questo lo amo. Intense Butter Gloss. Questo è bellissimo. È stupendo. Non so neanche più dove farvi lo swatch. Questo è stupendo. Infatti, se mai finirò la taglia piccola, lo vado a prendere perché è bellissimo. Questa è la colorazione Tres Leches. Scritto qua. Vediamo se riesco a mettervelo a fuoco. Tres Leches si legge? Diciamo che si legge. Tengo assolutamente. Andiamo a vedere questo. Si era rotto. Si era rotto il pistolino. Continua ad essere rotto il pistolino. È inutile che io tenga un gloss che devo andare a mettere tamponato. Tra l'altro puzza, quindi lo vado a buttare. Era di Kiko. Ed è la stessa collezione che mi regalò una mia amica ad un mio compleanno. Ho questo. Che ha fatto la stessa fine. Si vede che questi gloss sono. Vedete? Non c'è più il tappino, cioè è dentro, è finito dentro. Quindi questi qua, tra l'altro, puzzano in una maniera incredibile e li vado a buttare. Addio Kiko, mi dispiace, mi hai deluso molto però. Io ho dei glossini anche senza marca. Allora, questa è di Deborah ed era in una trousse ed è stracarino. Tra l'altro sta di ciliegia, questo è molto soft, lo vado a tenere perché tanto è di Deborah, quindi anche la marca non è una cosa un po' schifosetta così. Questo qua era un party gloss che presi in un giornale perché sapeva di mojito, però è strappiccicoso, quindi lo vado a regalare perché magari a qualcuno piace delle mie amiche, ma io non lo utilizzo tanto. Questo qua era di Astra, cioè è ancora di Astra, è bellissimo, ha un effetto, cioè, guardate che roba. Guardate che roba. Questo qua. Stupendo, quindi. Questa di Chewing Gum, lo adoro, lo tengo. Assolutamente. Risposta a mia mamma. Questo qua è un gloss di Kiko. Allora, amore odio. È un colore stupendo perché è bello. È di Kiko, quindi non costa tanto. Lo vado a tenere perché non ho un gloss così. Lo vado a tenere, poi vedremo se mai lo utilizzerò.
Non so cosa pescare perché non vorrei buttare, ma so che devo buttare. Allora, lip gloss, questo era di una Trousse vecchissima. È un bellissimo colore. Profuma. Andiamo a vedere com'è lo swatch. È un bel colore ramato, lo vado a tenere ancora, tanto prende poco spazio. Questo qua è una cosa schifosa, obbrobriosa, un colore. Allora, andiamo a lavarci la mano. Vi state divertendo? Vi piace questa tipologia di video? Lasciatemi un commentino, io lo capirò. Questo è lo spot pubblicitario nel frattempo che io mi lavo la mano. Mamma mia. L'unica cosa brutta che io odio fare è lavarmi la mano dopo gli swatches, cioè mi mette ansia, non so perché. Ah, dicevo, questa è di Kiko, ma guardate dentro, che schifezza. Ah, non puzza, ma che buono, cioè mi sono appena pulita. Allora, vediamo. È un colore bellissimo, è veramente bello. Però io tanto questi colori così di gloss non vado a portarli, quindi lo vado a regalare alle mie migliori amiche, perché tanto non è che vado a regalare a persone strane. Questo qua è un gloss senza marca, trovato sempre, suona sempre il mio iPad, lo sapete. E questo sa ancora di Chewing Gum, è bello, perché è bello. Ha tantissimi glitterini, è carino. Profuma di Chewing Gum, lo vado ancora a tenere in stand-by, perché ne ho un altro praticamente uguale, che sa ancora di più di Chewing Gum, però questo, a me dispiace buttarli questi perché sono carini. Sanno di Chewing Gum, luccicano solo, però sono vecchi come la morte, capito? Però mi dispiace buttarli, quindi io li vado a tenere. Questo è il mio problema. Ho un gloss di Color Trend di Avon. Questo lo usai tantissimo, vedete però ho lo stesso effetto, solo che questo ha veramente una stesura brutta. Questo lo vado a regalare a una mia amica. Mi dispiace perché mi piace, ok? Però ecco la pallina, viene una stesura strana che si trascina via, quindi mi fa solo. Lo tengo, non so cosa fare perché magari sopra il rossetto fa un effetto carino, capito? Gli do una possibilità, gliela do. Questo non l'ho mai usato, è della L'Oreal. Non fatevi spaventare dal colore perché è trasparente. È veramente trasparente, dà solo un effetto rosino, ok? Ma neanche. Questo lo vado a regalare, tanto io non me ne faccio niente, è troppo e ho tantissimi altri gloss che adoro. Vediamo se regalare questo o l'altro. Questo qua invece è un colore. Anche questo, cioè non è che faccio tutto questo, ha un applicatore stranissimo, non è un fattore di produzione male, è proprio il suo applicatore. Questo profuma tantissimo di vaniglia, non saprei quale tenere sinceramente, mi sa che vado a tenere questo che fa più effetto gloss e regalo questo. Ok, questi qua sono della Sien, sanno, questo almeno sa di anguria. In verità non è che sappia di molto, però sono quei gloss così che toli, metti e sono coloratini, capito? Non so cosa fare veramente, perché è semplicemente un gloss, ma ne ho tantissimi, capito? Me lo vado a regalare. Ho anche questo che, mamma mia, tra l'altro è appiccicoso. Questo era sempre di un giornale perché mia mamma me li prendeva. E questo lo adoro, il Fruit Post, sono buonissime veramente. E fa un effetto ancora più glossato, tra l'altro, quindi lo tengo. Questo qua lo vado a, mi sa, buttare perché puzza, quindi questo lo vado a buttare. Era un gloss di Kiko comunque, ma puzza veramente tanto. E vado a tenere o buttare. Buono, questo è di Avon sempre e si colora rispetto alla vostra pigmentazione, quindi è molto 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 carino. Vedete che sta prendendo un colore rosato e era trasparente, quindi questo lo tengo perché è carino. Quindi
Abbiamo tenuto un po' di roba. Vado a mettere un po' a posto il cassetto e vi saluto. Allora, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Insieme abbiamo fatto abbastanza ripulisti, diciamo così. Spero di riuscire ad usare di più i prodotti che ho tenuto in superficie, che ho tenuto, che ho svuotato. E niente. Vi ringrazio per aver guardato questo video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo. Ciao!